Essendo che l'aveva già promesso al Cesare Borgia, era gravemente contrariato di questo amore, tanto che aveva già deciso di uccidere il povero Nerio. Ma una tragica notte il Pandolfo, saputo che il Nerio sarebbe andato nella camera dell'infelice Silvestra, lo aspettò nell'ombra e proprio qui lo colpì di pugnale. E il giovane amante, pur colpito di mortale ferita, si sollevò e andò nella camera dell'infelice Silvestra, che adesso ci mostrerò. Aspetta un momento, loro! Mamma! 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 Che cosa c'è? Senti, prenditi tu questi vichi, io faccio fare il giro a quelli nuovi. Va bene, tu vado alla nonna. Vadino pure di sopra, che tanto c'è la mia mamma. Prego, prego, vengono avanti. Guardino però che tra mezz'ora si chiude, Come dice anche il Boccaccio, il Nerio, giovane di nobile casato, era fortemente innamorato della Silvestra e anche lei di lui. Giovane amante, ferito mortalmente, percorse questa stanza e giunse dalla Silvestra. Prego, no fumare. Basta. No smoca, verboten. Ah. Il giovane amante, ferito mortalmente, percorse questa stanza e giunse dalla Silvestra, dove giacque tutta l'intera notte tra le di lei braccia senza dar mostra di essere mortalmente ferito. Pas? Ferito, ferte. Non ho detto niente. Come avrà fatto lei a non accorgersi di niente? Allora non c'era mica la luce elettrica. Quando l'infelice Silvestra si accorse che suo nervio era aspirato al primo sole dell'alba, è come se ci dassero una pugnalata nel cuore. E senza neanche dire ai, prende la fiala e si avvelena. E la vecchia nutrice, entrando nella stanza,